E con l'anno nuovo che bussa alle porte inizia la corsa ai calendari per il 2011. Nelle case di tanti umbri, ma anche di tanti italiani, stanno per essere appesi i superclassici Barbanera e Frate Indovino, calendari con una lunga storia e una provenienza comune, l'Umbria. Luciana Barbetti. Due storie, due personaggi, due modi di cominciare l'anno nuovo che dall'Umbria si sono diffusi in tutto il mondo. Barbanera e Frate Indovino, calendari tra i più famosi e amati dalla gente. Barbanera è il più antico, sta per festeggiare i 250 anni. Viene realizzato e stampato a Foligno. Barbanera era un eremita, astronomo e filosofo che visse a Foligno nel XVII secolo. In particolare fu nel 1762 che, grazie anche all'amico e discepolo Silvano, diede alle stampe il primo lunario del famoso appunto Barbanera. Si presume quindi che fosse già allora un personaggio noto. Sì, l'oroscopo, la salute, le piante e le ricette, l'almanacco Polignate offre tutte le informazioni utili per cominciare il 2011 in armonia con la natura. Le informazioni sono sul filone della tradizione, senza dimenticare l'attualizzazione, se no Barbanera sarebbe finito da tempo. Quindi oggi, ancora oggi, si guarda a tutto ciò che possono essere le armonie tra cielo e terra, tra l'uomo, la natura e le cose.